qua. La Biro è talmente piccola che poi non la trovo mai. Adesso io cercherei, dunque, Renzo Sicco. Renzo Sicco. Ecco, vediamo se lo trovo. Renzo, pronto? Pronto, sono qui, ti aspettavo, ciao. Renzo, buongiorno Renzo. Vedi che sono Buongiorno. riuscito a raccogliere il tuo così appello. Hai detto sono a casa. Allora io in pratica ne ho approfittato immediatamente dicendo adesso, non riesco mai a coglierlo fermo e a questo punto Bene, lo bene, sei chiamo. Come arrivato anche tu stai? uguale che in genere non lo fai, quindi bravo. È vero, con te sono sempre in ritardo, ma semplicemente perché riuscire diciamo, a starti dietro non è facile, però diciamo così. Io sai che abbiamo un certo tipo di rapporto molto, diciamo, amichevole, semplicemente perché io ho iniziato con te. Io in realtà la mia prima scrittura in teatro l'ho ricevuta da un uomo coraggioso come Renzo Sicco. In effetti, È stato uno degli errori della spero. mia vita. È stato Ecco, uno degli errori appunto, della mia vita. lo sapevo, ma che poi ha È segnato oltre la stata tua vita, ha un'amicizia segnato forte. anche la mia vita, perché come attore devo dire che ho capito che facilmente non era la mia strada, ma d'altra parte avevo 15 anni, dovevo capire un po' come funzionava questo grande mondo. E in effetti tu avevi una compagnia teatrale, tra l'altro che era già ben esplosa perché Assemblea Teatro, che appunto nasce proprio per il suo nome, cioè sulla scia delle strade e delle. Poi vabbè, te lo faccio raccontare come momento di memoria, ma io ricordo che la mia prima scrittura è stata una scrittura che mi ha scaraventato in una realtà che io non conoscevo assolutamente. Cioè, io ti racconto che spero tu ricordi questi momenti, ma più o meno più di 30 anni fa io ho appunto avuto occasione di appartenere a questa tua grande squadra, che era una compagnia che si è trovata a fare un carnevale di Venezia con 6.000 persone. E io per la prima volta appunto con te, questa compagnia faceva supporto al banco del mutuo soccorso che in quel periodo aveva un grandissimo così, ascolto, e tu e la tua compagnia curavi tutta la parte scenica, tutta la parte diciamo di animazione di questo nuovo album, questa tournée che si chiamava Ragno, se non erro, se non ricordo male, e quindi. Bellissimo. Bellissimo. Esatto, il tuo essere creativo, perché Renzo, quello che ho sempre ammirato in te era riuscire a capire come riuscire a risolvere delle situazioni, appunto la tua arte è immaginare, avere grandissima immaginazione come tutti i grandi registi, e noi correre dietro a questi momenti di veramente quasi improvvisati, perché in realtà noi davamo la nostra professionalità e tu sapevi su chi potevi magari contare, però così questo era un po' dare un risultato immediato. E quindi il pubblico, come dico, 6.000 persone, io ricordo in quella serata di Venezia molto, molto umida, accoglieva questa sorta di nostra avventura. Ci ha aperto la serata Gerry Scotti con i capelli, io lo ricordo, e quindi erano proprio un po'. Che periodo era più o meno? Era 1981, la tournée era urgentissima. Ecco, Era appena uscito ecco, ecco. questo Quindi. disco del Banco importante dove c'era Paolo Pa, una canzone che tutti sicuramente ricordano. E quindi sì, erano anni particolari. Fai Sì, anni dove comunque c'era dell'impegno impressione politico, quello c'era che tu tutta una dici. serie. Sì, però fa impressione quello che tu dici. Una piazza di zeppa di 6.000 persone uno sull'altro, ecco, oggi è inimmaginabile, no? Con i tempi Sì, che stiamo no. vivendo. Assolutamente. Questo però fa sì che
che le nostre strade, bene o male, le nostre professionalità si sono così portate avanti, sono maturate. Come vedi, ho la barba bianca e questo è sinonimo a un po' di esperienza, ma anche un po' che non me la taglio. E anche tu stai bene, perché in effetti siamo messi tutti e due così un po' al canuto, Il però bianco avanza e va anche bene. C'è qualcuno è che vero, ci sta fa il con tutto successo il bianco, personale. vero? È vero. Quindi, beh, bene o male, tu però in realtà in questo periodo ti sei ritrovato a continuare una grande tua passione che è la scrittura. Adesso, prima di tutto, tu sei messo, ubicato in che posizione del mondo? Perché riuscire a capire dove sei è complicato. Beh, sono al punto di partenza, sono nella mia casa a Torino, quindi da dove partono tutte le tournée di Assemblea Teatro, tutti i giri che io faccio in giro per il mondo, appunto come tu ricordavi, perché per fortuna la compagnia ha un respiro internazionale e quindi sono qui come tutti in casa. È una casa che amo molto perché mi piace tornarci, certo esserci costretto per settimane dentro. È un'altra avventura che non avevo mai vissuto e che quindi, come tutti, condivido in questi giorni. Sì, in effetti il rapporto con il viaggio è sempre stato un grande, così, un tuo punto di ispirazione, perché io ricordo aver fatto degli spettacoli con te che erano molto soventi ispirati da dei viaggi o ispirati appunto da della letteratura che parlava di percorsi o comunque di momenti di vita legati a dei territori. Tu, devo dire la verità, mi hai fatto girare il mondo, perché io poi, correndo dietro alla tua così, creatività, mi sono ritrovato a veramente girare forse luoghi che non avrei mai immaginato di incontrare. Quindi forse questo è un po' nella tua natura, ma è una cosa fondamentale del tuo lavoro. Viaggiare, scoprire, conoscere, quindi io sono sempre stato molto curioso, questo è il motore, la benzina della mia vita, la curiosità, e quindi di fatto questo c'è ed è quello in cui ho coinvolto tutti i miei collaboratori, con piacere perché ovviamente abbiamo visto e conosciuto luoghi, non, peraltro lavorando li conosci veramente i luoghi, non sei un turista che ci passa dentro, lavorando conosci le persone, entri nelle case delle persone, di altri lavoratori, di altre persone che sono la storia di quel paese dove vai, e quindi questo è un bel modo di viaggiare, quello che noi viviamo. Ecco, la tua passione che è maturata sicuramente col tempo e che da lettore e appassionato di scrittura sei diventato scrittore. Quindi adesso io continuo a ricevere notizie di premi letterari vinti piuttosto che nuove avventure letterarie. Adesso stai facendo un progetto in libreria proprio legato a questo periodo, cioè qualcosa di parallelo alla tua passione del teatro. Purtroppo questo è un progetto che non avrei voluto fare, perché riguarda la scomparsa di un grande amico che è Luis Sepúlveda, che purtroppo è una delle vittime del coronavirus, grande scrittore internazionale che io ho avuto il piacere di conoscere oltre 25 anni fa e di diventarne molto amico. Per me, lui mi chiamava fratello, hermano, e quindi questo è un segnale, è un segno di quanto era intensa no il nostro rapporto. Con lui ho scritto uno spettacolo, ho messo in scena cinque suoi libri e quindi la nostra collaborazione è stata intensissima. E appunto quello che sto organizzando lo sto facendo con delle librerie italiane, in particolar modo con le librerie torinesi, con le librerie che organizzano la manifestazione Portaci di Carta, Colti, con le biblioteche di Torino. È un'iniziativa promossa da loro per ricordare Luis Sepúlveda in occasione della riapertura di queste librerie, perché anche le librerie sono rimaste chiuse come molte altre attività. Quindi riaprire le librerie è molto importante, farlo nel nome di uno scrittore scomparso ancora di più, perché è un segnale di rapporto e di stima reciproca. Luis Sepúlveda ha amato molto i librai, ha amato molto il Salone del Libro di Torino, è stato ospite moltissime volte. Di questa città che lui amava molto, anche perché
Ad esempio, oltre a me aveva un altro grande rapporto che era quello con Enzo Dalò, che è il regista della Gabbianella e il Gatto, che le insegnò a volare in forma animata, la Lanterna Magica, e quindi era una città che lui amava molto ed è giusto che questa città gli renda memoria. E allora noi faremo questa cosa che il 4 di maggio, in occasione della riapertura delle librerie, ci auguriamo che avvenga, che possa avvenire, che non ci siano ulteriori stop, ricorderemo Luis Sepúlveda in alcune librerie di Torino, nelle altre ci saranno delle vetrine con i suoi libri o con oggetti che lo ricordano, eccetera. Quindi questa è una bellissima, è un bellissimo modo di ricordare uno degli scomparsi in questa drammatica vicenda. Sì, è sicuramente una perdita che si farà sentire perché comunque era una figura che era in evoluzione. Io ricordo che lui avesse una passione particolare per il teatro fino a volerne poi diventare regista, se non sbaglio, appunto si parlava Sì, proprio lui di questa sua grande passione. aveva studiato come drammaturgo e come regista teatrale all'inizio degli anni 70. Poi c'è stato il golpe e quello ha cambiato il segno della sua vita e si è ritrovato a fare un altro mestiere che è stato quello di scrivere, che ha fatto benissimo, ovviamente, ma aveva sempre un po' di rimpianto in questo. Per questo forse siamo diventati molto amici perché era in qualche modo la parte di lui che non si era realizzata, quindi quando gli parlavo di spettacoli, eccetera, o dei modi in cui avrei messo in scena i suoi libri, gli si illuminavano gli occhi e il cuore si apriva. Eh beh, era sicuramente una cosa importante per tutti, arricchente per tutti quanti. Io voglio raccontare un aneddoto sicuramente dalla mia parte molto immodestamente, perché non sono una grande figura, ma tu a un certo punto mi hai detto, Livio, devo fare un allestimento un po' particolare, se mi segui. Ti faccio, come succede solitamente, facciamo il sopralluogo e a un certo punto abbiamo incominciato a camminare per una via di montagna dove a un certo punto io vedevo soltanto più monti, monti, monti e dicevo, ma Renzo, dove vorrà portarmi a fare questo spettacolo? Abbiamo realizzato uno spettacolo 1 chilometro sottoterra, te lo ricordi? Era praticamente una... Chilometro e mezzo, 1 chilometro e mezzo, lo ricordo perché abbiamo tirato 1 chilometro e mezzo di cavi, però questo vuol dire che praticamente a un certo punto ci siamo trovati appunto in questa miniera dove Renzo ha detto: ho avuto un'idea, facciamo uno spettacolo al fondo della miniera. Uno spettacolo per 54 persone era, e, a esatto. volta ovviamente, e la situazione Erano scenica quelle era che potevano particolare. salire, che erano quelle che potevano salire sul trenino che portava i minatori in fondo alla miniera, Sul appunto. trenino, esatto. Quindi praticamente questo gioco è stato entrare in una tua avventura, perché poi in realtà tu appunto crei queste cose spesso apparentemente visionarie, che però poi alla fine hanno un risultato pazzesco. Siamo trovati in questa All'inizio miniera erano Santa Paola. quasi 10.000 persone a vedere lo spettacolo, 54 Esatto. a sera per centinaia di serate. E quindi è stata una grande Esatto. cosa. Peraltro quella miniera ancora lavora, si chiama Scopri Miniera, è un ecomuseo, quindi è stata una cosa che noi abbiamo in qualche modo avviato, aiutato a partire, ma è un'impresa di lavoro che dà lavoro a molti giovani di quella vallata dove non c'erano grandi occasioni di lavoro. E poi ovviamente i turisti sono anche un indotto che mette in moto il funzionamento di ristoranti, bar, le cose che sappiamo. Quindi è Certo, stata un'esperienza molto importante. è stata una bella esperienza. Il momento, diciamo, a cui sono più legato è quando a un certo punto, appunto, Sepúlveda viene invitato a vedere un suo spettacolo, cioè un suo testo. Noi facevamo Le rose di appunto Atacama, sì, le Le rose rose di Atacama. d'Atacama. E se Lui tu veniva ricordi dalla quelli. terra di Minatore, lui era nato nel nord del Cile, a Ovalle, che è un paese praticamente sul bordo del deserto di Atacama, l'immenso deserto di sale, famoso per la fioritura delle rose, appunto, una volta all'anno, nell'unica stagione delle piogge, e quindi amava molto i Minatori, tant'è vero che anche in Europa aveva scelto di vivere in Asturias, che è un'altra terra che
che dal punto di vista del rapporto con l'oceano, col mare, gli ricordava molto la costa cilena, ma soprattutto era lo spirito degli abitanti di Gijón, che è la città in cui aveva scelto di vivere, che gli ricordava molto appunto lo spirito dei minatori cileni, lottatori ovviamente per battaglie sociali, eccetera, le cose che lui amava. Questo è sicuramente stato, almeno nel mio piccolo partecipare, è stato un grande momento. Ho fatto il mio intervento scenografico, quello che potevo fare. C'è stata questa piccola invenzione di far fiorire le rose appunto di Atacama nel buio e quindi con questi, ti ricordi, i reagenti chimici che usano i SUB, abbiamo inventato questa sorta di esplosione e io ricordo lui avermi detto il tuo lavoro mi ha toccato. Questo per me è stato praticamente molto più di così, un complimento, era semplicemente un trovarmi assolutamente al posto giusto e dire sono cresciuto. Quindi secondo me io di questo ti ringrazio sinceramente ancora per questa emozione che mi è stata data. Ovviamente il tuo parlare di Sud America, parlare col Sud America, ti ha sempre legato a un certo tipo di impegno e soprattutto ha fatto sì di sensibilizzare tantissime persone come il sottoscritto che si è reso conto di essere all'interno di una realtà storica che non avrebbe capito, come forse molti non hanno capito. Ti faccio vedere un filmato e poi appunto parliamo di un anniversario che secondo me a te e a me dice molto, e forse in questi periodi è forse modo di riflessione. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Y va callado durante 20 años de democracia, de tantas atrocidades. Que la noche es larga, ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero.
Molto Allora Renzo, cos'è? emozionante, no? Molto Ecco, posso emozionante. immaginare. Dimmi, 43 anni. qualcosa. L'incontro con le madri di Place de Mayo è uno degli incontri fondamentali della mia vita perché è intanto una lezione di coraggio grandissima, perché queste donne non hanno mai smesso di chiedere delle cose fondamentali per loro, che sono verità, giustizia e memoria per i loro figli scomparsi. Se ti strappano un figlio è una cosa tremenda e loro hanno vissuto una cosa che oggi è più comprensibile anche in Italia. L'assenza di un funerale, l'impossibilità di celebrare il funerale, l'impossibilità di celebrare il lutto, cioè di chiudere una vicenda della propria vita in maniera, come dire, un attimo più soffice. Ecco, quando ti strappano un figlio e non sai più niente di lui e non hai la possibilità di portargli un fiore su una tomba, è un dolore che rimane aperto, una ferita, una lacerazione che rimane, come dire, col sale sopra, molto dolorosa. Allora, queste donne sono state un esempio di coraggio grandioso per me, sono state una lezione di vita straordinaria e io con Assemblea Teatro mi sono battuto per appoggiare la loro richiesta di verità, di giustizia che finalmente è arrivata perché ci sono stati dopo 30 anni i processi ai militari che avevano appunto fatto scomparire e gettato nell'oceano vivi dagli aerei i loro figli e quindi è stata una battaglia molto importante, continuo ad avere un grande rapporto di amore e rispetto verso di loro. Tant'è Sì, un vero che ti momento in voglio far cui. sentire, guarda, ho ricevuto oggi un messaggio, te lo voglio far Ah! sentire. Lo cerco un attimo. Grazie. Bueno, no sé Ecco. si lo vas a escuchar. Nada, nada, que ya te digo que no podemos estar juntas con todas las madres, con toda la gente, pero son cantidad de mensajes, de videítos, así que es una forma de que estemos acompañadas. Un beso enorme, mi amor, y como siempre. Acá están con nosotros, ¿eh? Un beso. Chau, chau. Ecco, lei dice un bacio enorme, come sempre sapete che siete qui con noi, ma prima dice una cosa molto importante, che questi 43 anni non li possono celebrare insieme, perché anche loro sono chiuse nelle case per il coronavirus e quindi è un dolore grandissimo non poter condividere un ricordo di un pezzo di vita così importante, soprattutto il ricordo dei loro figli unite. Ma stanno ricevendo migliaia di messaggi, di SMS, di video, e quindi sentono questo calore, questa unione attorno a loro. Quindi questo è molto bello. È Beh, tu molto emozionante. hai lavorato anche agli ICOS, cioè a tutto Sì. quello che poi sarà la memoria. Sì, quando noi abbiamo iniziato a fare uno spettacolo molto importante, che è Più di 1000 giovedì, che è uno spettacolo che racconta la storia delle madri, i giovedì. È il giorno in cui le madri sfilano in Place de Mayo per ricordare ininterrottamente, giovedì dopo giovedì, la loro storia e la storia dei loro figli. Ecco, quando noi abbiamo iniziato a fare quello spettacolo, stava nascendo la seconda generazione, stava nascendo, cioè, come organismo, quello dei figli, perché erano diventati in qualche modo dei ragazzi maggiorenni e finalmente conoscevano la storia dei loro padri, perché fino ad allora non gli era stato detto perché erano senza genitori, perché avevano perso un padre, una madre, gli zii, eccetera. Erano allevati magari da dei nonni che erano sopravvissuti, ma non gli avevano mai raccontato niente, soprattutto perché un bambino, un ragazzo può parlare, può lasciarsi dire delle informazioni e sotto una dittatura non bisogna avere informazioni da dare perché possono essere pericolose per altri. E invece arrivati a 18 anni, arrivati a vivere anche in una società in cui in qualche modo, fra virgolette, la democrazia era ritornata, ecco, finalmente hanno conosciuto la storia dei loro padri e hanno sentito il bisogno di organizzarsi, di vivere insieme quella nuova identità e quindi è nata l'organizzazione degli ICOS, che vuol dire figli, che al fianco delle madri, a fianco delle nonne, che vanno ricordate anche loro, perché le nonne sono quelle che hanno si sono battute con continuità e ancora oggi lo fanno per cercare i figli nati nelle carceri clandestine, perché se una ragazza veniva sequestrata incinta, veniva tenuta in vita fino al parto, le veniva rubato il bambino e veniva uccisa. E i bambini venivano poi affidati a delle famiglie di militari che li facevano crescere ovviamente dritti e non dentro l'ideologia dei genitori. Questa era la filosofia.
oppure venivano vendute a famiglie che non potevano avere figli, che quindi in questo modo avevano un figlio abusivo, un figlio a cui sottraevano l'identità perché questo figlio non sapeva il nome dei suoi veri genitori, eccetera. Ecco, sono storie drammatiche che però raccontano qualcosa, certe volte anche di straordinario, perché Stella, che è la rappresentante, la leader delle nonne, ha ritrovato il suo nipote, il figlio nato dal parto di sua figlia, ed era un musicista che faceva le manifestazioni per le madri e per le nonne, quindi si erano incontrati tantissime volte senza che l'uno sapesse dell'altro. Lei sapeva che cercava il suo nipote, lui sapeva forse che non era il vero figlio dei suoi genitori. Ha fatto il test e dal test è venuto fuori il risultato, e questo ha commosso l'intero mondo perché è una storia fortissima, così come ogni storia di ritrovamento è una storia fortissima. Diciamo una realtà che mi ha scioccato nello scoprire contemporanea, ad esempio a un mondiale in Argentina dove tutta l'attenzione, tutto il giornalismo era col naso in Argentina e non si rendeva conto che in contemporanea diciamo, delle figure venivano lanciate dagli aerei nello stesso periodo. Quindi non parliamo di periodi storici così lontani, ma delle realtà che, come alcune guerre che noi conosciamo essere in questo momento presenti al mondo, se ne parla ovviamente soltanto quando ci sono interessi. Il tuo fare teatro, diciamo, l'impegno è sempre stata una tua prerogativa e io posso immaginare che possa essere quasi una missione per te. In questo caso io ricordo una tournée che tu hai dedicato al sostegno della prima sede degli ICOS a Buenos Aires, dove diciamo il tuo sostegno è stato proprio pratico, il poter acquistare un appartamento per poter dare a loro un luogo reale. Che è una Sì, cosa l'abbiamo banale, ma chiamata una casa, l'abbiamo chiamata una casa per l'identità, e ad esempio ad inaugurare questa casa ci ha aiutato niente più po' di meno che Manu Chao, un grande personaggio del rock internazionale, che è venuto a fare un concerto gratuito per gli ICOS e ovviamente per tutti i ragazzi che a Buenos Aires amavano la sua musica. E quindi sono state cose decisamente sì, molto, molto importanti. Non ho fatto solo questo nel mio teatro, molte volte ho fatto anche degli no, vabbè. spettacoli. Divertimento. Ad esempio, tu hai fatto uno spettacolo pieno di visionarietà, pieno di fantasia, pieno di anche di ironia e di divertimento. Quindi c'è un po' tutto, ma sicuramente la componente sociale, attenta ai diritti umani, attenta ai bisogni delle persone, per me è molto importante, perché il teatro è una piazza in cui ragionare, in cui confrontarsi con la società, non semplicemente distrarsi dalla società. Beh, io penso che sia comunque un buon fondamento, è una cosa che se hai dentro non riesci appunto a non esprimere. Il futuro come te lo vedi? Prima di tutto, io in futuro ho intenzione di andare in libreria magari in maniera mascherata, ma andare ad esempio a prendere un tuo libro. L'ultimo libro che hai scritto in realtà forse questo corona ci ha un po' bloccati. Di cosa tratta? E raccontami un po', perché questa veste Ecco, mi l'ultimo è. libro non è mio, è un libro che ho curato per Voglina Editore, è un libro che si intitola Passi Stracciati ed è scritto da Erri De Luca, altro grande amico e grande scrittore italiano. Ed è un libro che racconta un'altra storia che abbiamo dimenticato troppo in fretta, che è la guerra di Bosnia. E lo fa attraverso gli occhi di il racconto di una donna malata mentale, quelli che noi chiamiamo pazzi. Vive in un manicomio, in un ex manicomio durante la guerra bosniaca, e riceve gli aiuti umanitari, ma la sua mente distorta non vede questi uomini che portano aiuti come camionisti, ma li vede come marinai che arrivano con delle barche, e non riconosce i bombardamenti come bombardamenti, ma crede che siano gli infermieri che gli fanno i dispetti giocando a pallone contro le porte dell'ospedale. Insomma, ha una visione tutta sua, ma in questa visione distorta ha una grandezza enorme, nel senso che si innamora di uno di questi marinai che arrivano, di uno di questi
camionisti che portano gli aiuti alimentari fondamentali, perché nessuno può aiutare, sta aiutando in quel momento un manicomio disperso nei boschi della Bosnia. E quindi si innamora, cioè fa quello che nessuno è più in grado di fare dentro una guerra, cioè mette in moto l'amore che invece diciamo, gli altri, gli umani regolari, non vivono più perché vivono soltanto l'odio e l'abbruttimento e l'accanimento contro l'avversario. Ecco, quindi questa è una grande storia, molto toccante, molto forte, molto intensa, scritta con parole asciutte e poetiche come Henry De Lucas sa fare. Come solo Harry sa fare. Io tra l'altro ricordo un piccolo particolare di Harry De Luca, il fatto che Harry, ad esempio, proprio perché ama il teatro e vuol dare possibilità anche alle piccole compagnie, ricordo che se non erro è uno dei pochi autori che non fa pagare i diritti, è vero, al teatro. Beh, lui Confermami questa cosa. ha una sua storia personale in cui appunto dice quello che è scritto deve andare in giro, anche i libri non devono stare a dormire dentro le librerie, devono girare tranquillamente di mano in mano, più sono consumati, più sono letti, meglio è, quindi è una buona filosofia, contro, in qualche modo contro la speculazione del diritto d'autore. Sì, dimmi come rivedi questa ripartenza, un po' distanziata, hai questo pensiero che il web possa sostituire, oppure, cioè, raccontami un po' la tua visione, che secondo me è molto lucida perché sei Allora, molti mi hanno dentro. chiesto di fare, appunto, di mettere in streaming gli spettacoli. Io mi sono opposto, nel senso che non ritengo che sia una cosa giusta. Il teatro non è nato per essere visto alla televisione o su uno schermo del telefono o del proprio computer, perché il teatro ha una particolarità. Io per anni l'ho detto ai ragazzi che venivano a teatro, quelli che gli insegnanti portano a teatro. Prima di iniziare lo spettacolo dicevo sempre, guardate che il teatro è un'altra cosa dalla televisione, perché quando voi siete a casa potete guardare lo schermo che avete davanti, potete alzarvi, andare in cucina a prendere un bicchiere di latte perché avete sete, potete rispondere al telefono. Chi sta facendo lo spettacolo non se ne accorge, non è disturbato, è assolutamente indifferente perché è da un'altra parte. A teatro siamo insieme, quindi il teatro vive di questa cosa straordinaria che la copresenza, quello che voi vivete ci arriva sul palcoscenico e quello che noi diamo sul palcoscenico deve arrivare a voi, ai vostri occhi, alle vostre orecchie, ma soprattutto al vostro cuore. È questa tensione diretta che fa vivo il teatro. Ora, per anni ho detto questo, non potrei smentirlo facendo il contrario, presentando il spettacolo a teatro. Anche con questo non voglio dire che rifiuto la modernità, credo che il web è stato molto importante in questa crisi, ha aiutato molte persone a rompere la solitudine, a tenere rapporti con i propri familiari, a vedere cose che non aveva visto, a distrarsi, eccetera. Quindi sicuramente è importante fare questa trasmissione che stiamo facendo, ma è un'altra cosa. Il teatro vive del rapporto diretto, oppure deve essere fatto in un altro modo. Perché abbiamo visto del teatro alla televisione negli anni 60, 70, ma era ripreso in una forma televisiva, era fatto per la televisione, quindi era reinventato. Allora bisognerebbe avere i mezzi, ovviamente, per fare questo, c'erano mezzi anche economici, ovviamente. Però se lo si fa bisogna farlo bene, pensarlo appositamente, non prendere degli stralci di repertorio oppure mettersi davanti a un telefonino e leggere una pagina, non è questo. Ecco, quindi questo è quello che penso. In secondo luogo, che cosa fare? Che cosa fare? È molto difficile dirlo, come per tutti, perché c'è un problema a monte di tutto, che è quello di sapere la data in cui questo è possibile rifarlo ripartire, quindi poter avere una programmazione, non solamente diciamo, su un'agenda, ma averla nella propria testa, sapere che farò questo, poi quest'altro e quest'altro ancora. E oggi questo ci è impossibile perché non sappiamo quando riapriranno i teatri, se sarà possibile fare teatro quest'estate, non sappiamo nulla di tutto ciò. E poi non sappiamo le regole, perché così come per molti bar o caffè o ristoranti sarà impossibile riaprire, bisogna che anche noi ci mettiamo a fare i conti della serva e capire se con i teatri dimezzati o addirittura ridotti ad un quarto della loro capienza possiamo rientrare dei costi di produzione, perché stiamo parlando di spettacoli in cui comunque c'è un impegno di personale, di attori, eccetera. Quindi
Sicuramente c'è il problema di dare lavoro agli attori, ai tecnici, a tutti quelli che ruotano attorno a noi ed è fondamentale appunto rimettere in moto la macchina, ma capire la maniera in cui farlo bene. E tutto questo al momento è molto difficile perché non abbiamo, come dire, non abbiamo delle tracce. I Sex Pistols cantavano No Future for You, era una forma punk di protesta contro la società, ma noi in questo momento siamo proprio dentro quella canzone, non abbiamo un futuro perché non abbiamo delle coordinate. Speriamo che presto ce le diano. Partita la parte 2, diciamo la fase 2, noi adesso ci troviamo di fronte al fatto di uscire. Tu sei a Torino, sei a casa, Ah, cosa fra pensi l'altro fra un po' di devo uscire, fra un po' devo uscire. uscire? Come la dici? Cosa vorresti dire ai torinesi? Che solitamente incontravi al mercato, dove sovente ti incrociavo, dove bene o male il quotidiano diventa quello di comunicare, trovarsi con tante Vorrei persone. Che Ti ringrazio di questa domanda perché vorrei dire ai torinesi, ma a tutti, che mi farà piacere incontrarli e vorrei che anche a loro facesse piacere incontrarmi, non vedermi come un untore, perché oggi quando scendi e vedi qualche persona per strada, quando vai in panetteria, eccetera, li vedi che ti guardano, ovviamente non li vedi più, vedi solo gli occhi perché sono oltre la mascherina, c'è solo quello, e vedi gli occhi che ti guardano spaventati, come dire, stai lontano da me perché sei pericoloso. Ecco, io credo che questo sia un meccanismo molto. L'attenzione sia importante, ma sia anche molto sbagliata la paura, perché se noi facciamo di questa distanza sociale anche una formula che diventa, come dire, una distanza umana permanente, questo è terribile, perché abbiamo allora una mutazione genetica nella nostra società. Società vuol dire condivisione, vuol dire avvicinamento, confronto con gli altri, non fuga. E quindi vorrei questo, vorrei trovare negli occhi non la paura ma il sorriso. Ti ho incontrato, che bello rivederti. Ecco, questo mi farebbe molto piacere. Sì, una speranza che abbiamo tutti. Io non voglio rubarti del tempo, mi hai detto che è un impegno e vorrei che... Devo scendere perché devo portare l'umido e quindi Ma quindi devo hai andare. occasione di uscire? Vengo anch'io?